tutti, oggi sono qua per consigliarvi qualche fumetto boys love. Per chi non conoscesse questo tipo di manga, si tratta di una storia il cui centro c'è sempre una storia d'amore fra ragazzi. Queste storie possono essere più o meno esplicite, nel video di oggi vi consiglierò sia dei titoli più delicati, sentimentali, che dei titoli invece appunto più spinti. Per darvi un po' un'idea, parleremo di questi fumetti qua, che sono sia volumi unici che miniserie. Ma prima di iniziare vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo mettendo mi piace a questo video, consigliandolo a un vostro amico oppure iscrivendovi appunto al canale. Potete anche farvi un regalo e acquistare qualcosa da Pumpling, come questa maglietta che indosso oggi utilizzando il mio codice da affiliata che trovate qua sotto in descrizione, che vi permetterà di avere un 20% di sconto su qualsiasi tipo di acquisto. E una percentuale, essendo un codice affiliato, andrà a sostenere il canale. In alternativa trovate anche il link di affiliazione ad Amazon. Grazie a tutti quelli che mi sosterranno. Tornando ai boys love, il primo che voglio consigliarvi è un volume unico ed è Jackass di Scarlett Berico, edito J-Pop al prezzo di 6,90€. La premessa di questo fumetto è abbastanza buffa e divertente. Infatti il nostro protagonista si ritrova a scuola con i Collant della sorella. Prima però che anche gli altri suoi compagni si rendano conto di questo errore, il suo migliore amico lo salva e lo porta in infermeria. Ma proprio qua si scoprirà il feticismo del suo migliore amico, che stravede per le sue gambe con addosso i Collant. Da questo equivoco sorge quindi un nuovo aspetto del carattere dell'amico e i due si avvicineranno sempre di più, esplorando un po' anche il mondo delle prime volte. Infatti, da quanto ci viene accennato, il protagonista non ha molta esperienza in fatto di relazioni, figuriamoci dal punto di vista proprio anche sessuale. È una storia che sa essere divertente, buffa, con appunto i classici equivoci di certi manga, ma allo stesso tempo non si tratta di una lettura superficiale, ma vengono toccate tante tematiche diverse, come la difficoltà di accettare se stessi ed essere accettati dagli altri, o appunto l'esperienza della prima volta, capire che cosa piace e venire a patti con le diverse sfaccettature della propria persona. È un fumetto che secondo me ha tutto, perché sa intrattenere, divertire, ma anche approfondire delle tematiche comunque più importanti. Il tratto di questa autrice a me piace particolarmente, trovo che abbia uno stile molto raffinato e riesce a rendere i suoi personaggi sempre molto molto belli. Anche nel caratterizzare personaggi non proprio adolescenti riesce ad avere un tratto ben deciso che rende da subito all'occhio maturi i personaggi. È una storia che si occupa principalmente, diciamo, dell'aspetto sentimentale, appunto della scoperta dell'amore come sentimento e anche come pulsione, diciamo, sessuale, con all'interno qualche scena un po' esplicita. La seconda storia che voglio consigliarvi è una miniserie composta da 3 volumi, ovvero Escape Journey di Ogeretsu Tanaka, edito J-Pop al prezzo di 6,90€ a volume. Come vi dicevo, si tratta di una miniserie composta da 3 che vede per protagonisti 2 ragazzi universitari. In passato, ai tempi del liceo, avevano avuto una relazione sentimentale che si è però conclusa non proprio nel migliore dei modi. E uno dei 2 ragazzi è contento di incominciare l'università, lasciarsi alle spalle il liceo, questa persona e la sua relazione passata, non vede l'ora di ricominciare, ma si accorge che a frequentare la sua stessa università ci sarà anche il suo ex ragazzo. E non solo, ma lui riproverà a ricucire il loro rapporto. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una storia che sa essere un po' buffa e simpatica, ma anche un po' più matura. Sono presenti numerose scene esplicite, anche se in parte censurate, ma la cosa più bella secondo me di questo fumetto è la crescita dei personaggi. Infatti i fumetti boys love molto spesso sono a volume unico e quindi c'è poco spazio per veder crescere i personaggi, per poterli caratterizzare. Qui ci sono 3 volumi e secondo me l'autrice è stata molto brava nel riuscire a darci di volta in volta un aspetto diverso della personalità dei personaggi. Li vediamo crescere, maturare, soprattutto ho trovato molto interessante il confronto con la loro precedente relazione, che era ai tempi di liceo, quando erano un po' più immaturi, diciamo, e il confronto con la relazione che invece hanno adesso, che sono cresciuti, l'ho trovato interessante, anche perché vediamo come cambiano le priorità, le cose che loro reputano importanti, e non solo loro come
singoli, come individui. Si parla di nuovo anche di accettazione, della difficoltà di essere accettati non soltanto come uomini omosessuali, ma anche come coppia omosessuale. E di questo si parla sia nell'ambito generale della società che proprio della famiglia. Ci sono degli scontri, diciamo, dei faccia a faccia anche con le famiglie. C'è un piccolo cliché, secondo me, di diverse storie. A un certo punto la loro relazione verrà messa in pericolo da qualcuno, da qualche cosa, però non mi ha disturbato questo fattore, ma anzi, secondo me, ha aiutato a tirar fuori, appunto, altro dai personaggi. È una serie che intrattiene, diverte, fa anche un sacco emozionare. Io mi sono ritrovata a tifare tantissimo per i personaggi e nonostante il finale sia secondo me un po' banale, nel complesso è una serie che mi è piaciuta tantissimo e che consiglio agli amanti di questo genere. Della stessa autrice ho amato tantissimo anche Neon Sign Amber, sempre edito J-Pop al prezzo di 6,90€. Si tratta di una storia autoconclusiva in cui sono di nuovo presenti delle scene esplicite, questa volta non censurate. I protagonisti sono due uomini completamente agli antipodi. Uno è molto appariscente, va sempre in un locale, ci prova con tutte le ragazze, ma sembra non riuscire mai a concludere. E viene, diciamo, visto da uno dei dipendenti di questa discoteca. Queste due persone si avvicineranno e scopriremo che in realtà entrambe indossano una specie di maschera. Maschera necessaria per poter tirare avanti, per poter sentirsi accettati e in pace con se stessi. Di nuovo si parla di accettazione, anche se in maniera secondo me un tantino diversa rispetto ad Escape Journey, perché si punta principalmente anche all'accettare se stessi e allo sviluppare dei meccanismi, diciamo, di difesa. Per essere un volume unico ho trovato molto interessanti i personaggi, ben caratterizzati. Anche qua abbiamo una storia, diciamo, abbastanza sentimentale ed intensa che secondo me per lo spazio che c'è viene sviluppata più che a sufficienza. Il prossimo manga che voglio consigliarvi è abbastanza tosto, ovvero Color Recipe di Arada, una miniserie sempre edita J-Pop al prezzo di 6,50€ a volume, composta appunto da questi due volumi. Arada è un'autrice molto importante nel panorama boys love e devo dire che riesce ad affrontare sempre dei temi molto delicati, spesso controversi, con molta potenza, non riesce a lasciare indifferente il lettore. In questo caso ci troviamo di fronte a due parrucchieri che si trovano a lavorare nello stesso salone, ma di nuovo sono due ragazzi totalmente opposti e per questo spesso bisticciano, ma arriverà un momento in cui si avvicineranno perché uno dei due inizia a subire degli strani scherzi, o per meglio dire degli atteggiamenti molto ambigui e abbastanza inquietanti da parte di uno stalker. E sarà proprio il collega ad aiutarlo in questa situazione particolare. A differenza dei precedenti fumetti che vi ho citato, qua non si parla praticamente mai di amore sentimentale o romantico. La faccia che vediamo dell'amore, se così può essere definito, è molto più oscuro. Oltre a questo si parla di stalking, di possessione, di violenza, di abuso. E secondo me l'autrice è brava nel raccontare una storia appunto del genere senza romanticizzare degli aspetti della relazione fra i protagonisti. Infatti il rischio che c'è secondo me in alcune storie è di far passare come atteggiamenti magari anche di gelosia possessiva come un aspetto romantico della storia. In questo caso non è così. Non è così anche se l'autrice non prende in realtà una vera e propria posizione di fronte a certi atteggiamenti e situazioni che si spingono veramente al limite. I temi affrontati sono molto delicati, è un fumetto esplicito, può non essere magari in linea con i gusti di tutti, ma secondo me è un fumetto molto interessante proprio per il modo in cui l'autrice sceglie di raccontare un aspetto di certe relazioni che non è sano e che non è romantico. Tornando invece a una storia veramente molto molto delicata, volevo consigliarvi In un angolo di cielo notturno di Nojiko Hayakawa, edito Flashbook al prezzo di 7,50€. Si tratta di un volume unico che racconta la storia di due uomini che si incontrano dopo 11 anni. Erano infatti compagni al liceo, frequentavano lo stesso club di astronomia e dopo così tanto tempo si incontrano perché il figlio di uno dei due
è l'alunno dell'altro. Un incontro veramente casuale che fa riaffiorare però tanti ricordi del periodo appunto in cui frequentavano la scuola assieme e provavano affetto. È una storia di nuovo sentimentale, senza contenuti espliciti, che si focalizza appunto sulla nostalgia del tempo passato, di come così tanti anni possano portare le persone a cambiare in maniera anche visibile, ma allo stesso tempo, nonostante i tanti anni passati, alcuni tratti della propria personalità, del proprio carattere, non sono affatto cambiati. Una particolarità di questo fumetto è la fusione fra immagini e parole. Anche se il tratto può risultare non sempre completo, io l'ho trovato molto poetico, proprio perché molto spesso il fatto che i protagonisti abbiano frequentato un club di astronomia e ci siano molto spesso delle scene che ritraggono il cielo con dei rimandi comunque astrali, rende secondo me la storia non soltanto romantica o sentimentale, ma proprio poetica. Io mi sono poi ritrovata tantissimo in uno dei personaggi che penso dia voce a un aspetto molto delicato di una persona. Il creare barriere molto spesso non significa voler escludere il mondo o gli altri dal proprio mondo interiore, dalla propria persona, ma spesso queste barriere vengono innalzate per vedere chi ha la forza, il coraggio, la volontà di valicarle e scoprire veramente chi è una persona. Trovo che il passaggio in cui viene spiegato questo concetto sia veramente stupendo. È un fumetto veramente molto delicato che vale la pena essere letto. Di nuovo, non c'è molto spazio per indagare o approfondire, ma secondo me per le pagine che ci sono il lavoro è eccezionale. È anche un fumetto che consiglio spesso come primo approccio al genere, perché non ci troviamo di fronte ad una storia da subito esplicita, ma più sentimentale, che comunque ripercorre alcuni tratti, diciamo, tipici e ricorrenti di tanti boys love. Un fumetto che ho letto super di recente e che vi consiglio caldamente, di nuovo anche come primo approccio al genere, è Wisdom di Nagabe, edito J-Pop al prezzo di 11,90 €. Si tratta di una raccolta di storie più o meno collegate fra loro, ambientate in una sorta di scuola di magia che a me ha ricordato tantissimo Hogwarts. La particolarità però di questa scuola è che gli studenti sono degli animali antropomorfi. Quindi sì, ci troviamo di fronte a gatti, conigli, lupi, orsi, draghi, che sono alle prese con la scuola, ma allo stesso tempo anche con gli altri compagni. E in questo contesto viene sviluppato il primo amore, il più delle volte, fra ragazzi. Ogni racconto affronta, diciamo, quasi un aspetto diverso di quello che può essere un primo innamoramento, una prima attrazione verso qualcun altro, sempre però in maniera molto delicata. Non ci sono scene esplicite, è già tanto se si arriva al bacio, però appunto la cosa più interessante è proprio il sentimento, il come viene sviluppato e percepito dalla persona, dall'animale. Ci sono diverse situazioni che ripercorrono un po' i cliché di tanti boys love, ad esempio l'attrazione che può esserci fra studente e professore, oppure fra due personalità completamente opposte, preda e predatore. Nonostante questo, ho trovato la raccolta veramente molto molto delicata, tenerissima e dolce. Il tratto mi è piaciuto moltissimo e sono rimasta molto sorpresa, perché conoscevo Nagabe per Girl from the Other Side e non pensavo di leggere qualche cosa di così vicino e distante da quel mondo. Chiaramente ci sono delle storie magari che mi hanno colpito più di altre, però nel complesso trovo che sia un'ottima raccolta, proprio perché fornisce diversi punti di vista, ma anche diverse situazioni in cui magari l'amore è all'inizio, sta per nascere, magari nemmeno i protagonisti ne sono a conoscenza, o in altre occasioni è un sentimento che si porta dentro da diverso tempo e ci si chiede come confessarlo. Altre volte il confine fra sentimento di amicizia e amore è veramente sottile. Trovo che sia una bellissima raccolta, delicata, con un tratto ben distintivo che riesce a caratterizzare, secondo me, nei punti giusti le varie specie animali, rendendo quasi tutti gli animali bellissimi, stupendi, con dei tratti quasi, quasi teneri. Per me è stata una bellissima sorpresa e secondo me, se avete paura di addentrarvi nel mondo boys love, potrebbe essere un ottimo inizio. L'ultima storia che voglio consigliarvi è di nuovo un volume unico, ovvero Whispering Blue.
di Chasm, edito Manga Senpai, al prezzo di 6,90€. Qua non ci troviamo in Giappone, ma in un ambiente più europeo. E questa è già una cosa molto interessante e caratteristica che rende secondo me il tutto un po' più vicino a noi e quindi anche un po' più realistico. Uno dei protagonisti è stato condannato a svolgere dei lavori socialmente utili presso una steel station che si occupa del recupero, salvataggio, cura e poi rimessa insomma in libertà dei mammiferi marini. E in questo ambiente non soltanto scoprirà appunto le varie dinamiche dietro la stazione, ma avrà modo di confrontarsi anche con altre persone, in particolare il guardiano. Questa sarà un'occasione non soltanto per fare un po' più di luce, di chiarezza nei suoi sentimenti, ma anche per imparare ad approcciarsi un po' alle altre persone, a capire meglio se stesso, a cercare di incanalare la forte frustrazione, il senso di non essere capito e accettato dagli altri in qualche cosa di utile e diciamo non aggressivo. Nel fumetto si parla anche di bullismo e di nuovo appunto di accettazione, un sentimento che ricorre spesso in questi tipi di manga, perché si ha proprio la volontà di essere se stessi, di essere liberi, di esprimersi al meglio ed esprimere appunto la propria persona, al di là anche della propria sessualità. Di nuovo, la storia sentimentale raccontata qua è più improntata sull'essere appunto sentimentale, romantica, non ci sono contenuti espliciti. E oltre alla storia d'amore vengono affrontate anche delle tematiche un po' più, diciamo, ambientali. Una cosa che ho apprezzato e che mi ha stupita veramente tanto è che rende appunto la storia un po' più nostra, diciamo. Il tratto magari non è fra i miei preferiti, probabilmente perché sono più abituata allo stile giapponese di questi fumetti, però devo dire che per il tipo di storia che viene narrato non mi è dispiaciuto. Questi erano quindi Boys Love che volevo consigliarvi. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se li avete già letti, se vi sono piaciuti o meno e quali consigliereste voi. Io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!